Buongiorno a tutti. Oggi vi volevo parlare di come poter variare i valori relativi ai movimenti dei denti e di conseguenza stabilire il numero di allineatori del caso. Andiamo a vedere come. Una volta che abbiamo terminato il setup e passato alla fase successiva, ci troveremo di fronte a questa situazione, cioè ci verrà il dubbio di aver perso tutto il lavoro, in quanto non vengono riportati né movimenti e né attachment sui denti. In realtà, perché questo avvenga, dobbiamo realizzare i modelli di transizione. Come facciamo? Un'arcata alla volta, selezioniamo, e attraverso quest'icona di creazione dei modelli ci verrà aperta una schermata dove sulla sinistra ci vengono riportati dei valori. In queste tabelle abbiamo i valori che di default vengono riportati dal programma in fase di installazione. Se ci vanno bene li possiamo usare, altrimenti li possiamo andare a modificare a nostro piacimento, come andando ad aggiungere delle schede di configurazione aggiuntive. Attraverso il tasto più possiamo andare a creare delle schede in cui noi andare a variare i valori a nostro piacimento. Una volta che abbiamo stabilito i valori che più ci fanno comodo, attraverso OK avremo una scheda nuova e questo lo possiamo fare un numero limitato di volte. Quindi ci apparirà poi nel menu a tendina la scheda che noi abbiamo aggiunto. Quindi questa è la scheda di default del programma, questa è la scheda che noi abbiamo creato così in maniera assolutamente casuale, questa è una scheda che io ho fatto per uso mio. Applicare una scheda rispetto ad un'altra può variare, sì, certo che può variare il numero degli allineatori. Facciamo un esempio. Se noi applichiamo i valori di default del programma, noi abbiamo un numero proposto di allineatori di 20. Se noi applichiamo, ad esempio, la mia scheda, vediamo che il valore si è dimezzato. Perché? Perché in questo caso è variato in maniera considerevole il valore di rotazione, che praticamente è stato dimezzato. Quindi aumentando il valore diminuiscono gli allineatori. Noi abbiamo poi anche un'altra possibilità, quella di andare ad agire valore per valore. Come? Ad esempio, in questo caso sappiamo di aver applicato una rotazione su denti particolarmente ostici da ruotare, per cui possiamo andare a modificare il valore di rotazione massimo, perché questi sono valori di massima. Quindi lo possiamo variare incrementando o diminuendo il valore di un grado, oppure andando a riportare il valore numerico. Vedete che il numero di allineatori è aumentato perché abbiamo diminuito il valore massimo di rotazione. Qui abbiamo i valori, ripeto, massimi che vengono applicati a questo caso. Qui invece abbiamo i valori effettivi che sono stati applicati in questo caso. Quindi per ogni allineatore avremo 0,30 di tip, 1,40 di rotazione e così via. Quindi noi possiamo modificare valore per valore e di conseguenza anche il numero degli allineatori, oppure possiamo agire direttamente sul numero degli allineatori. In questo caso varieranno di conseguenza tutti i parametri. Facciamo un esempio: in questo caso abbiamo 14 allineatori, andandole a diminuire, vedete che abbiamo i valori che cambiano, tutti cambiano i valori, non soltanto uno specifico di un movimento. Di conseguenza ci appariranno dei segnali di allerta. Vuol dire che noi siamo andati di sopra del valore massimo
che avevamo stabilito nella nostra scheda. In questo caso possiamo agire ancora una volta o direttamente sul valore stesso, andandolo ad aumentare e quindi facendolo rientrare in un range accettabile, altrimenti, scusate, qui adesso abbiamo esagerato, o altrimenti andando ad aumentare il numero degli allineatori e di conseguenza rientrando nei parametri stabiliti. Ci viene poi riportato il template, quindi verrà poi riportata l'indicazione nel report. Possiamo decidere se ritardare l'applicazione degli attachment e quindi la creazione del template magari in una fase successiva, magari allo step 2 o allo step 3, come in questo caso ci viene proposto, e stabilire la durata del cambio dell'allineatore successivo. Una volta aggiunti tutti i parametri, ci verrà data una valutazione della durata della terapia. Quindi possiamo agire sui valori singoli, dei movimenti singoli, oppure possiamo agire sui valori in generale, aumentando o diminuendo direttamente il numero di allineatori. Una volta che abbiamo raggiunto una situazione che ci piace, una situazione accettabile, passiamo alla fase successiva e in questo caso verranno visualizzati sia i movimenti che gli attachment. In precedenza l'abbiamo già fatto sull'arcata inferiore. E soltanto a questo punto verrà riportato il tutto nel report e abbiamo la possibilità di vedere l'animazione. Una volta che il caso è stato accettato, passeremo poi alla fase successiva di taglio di numerazione, dei modelli per poi passare poi alla fase di stampa, ma questo l'abbiamo già trattato in tutorial precedenti. Quindi, ancora una volta, io spero di esservi stato utile, vi do appuntamento alla prossima occasione e arrivederci.